Oh, buongiorno ragazzi e bentornati. Dopo aver recensito la LifeX Color, una splendida lampadina della quale potete trovare la recensione sempre qui sul canale, oggi vi porto un altro prodotto di questo brand, la Night Vision. È una lampadina che ha una funzione speciale, oltre alle normali funzioni delle lampadine LifeX, i raggi infrarossi. Questo ci dovrebbe permettere di migliorare la visione notturna delle nostre telecamere di sicurezza. Quando l'ho vista su Amazon mi ha incuriosito parecchio, quindi ho deciso di provarla per vedere se realmente migliora questa visione notturna. Quindi adesso l'andremo a testare, grazie anche alle telecamere che sono qui in studio e come facciamo tutte le volte andremo a vedere anche il contenuto della confezione, come associarla all'applicazione di LifeX, associarla con Alexa, con Apple HomeKit, sì perché questa lampadina è compatibile con il sistema di Apple e anche i comandi vocali, insomma tanta tanta roba. Quindi mi raccomando, rimanete collegati qui sul canale, torniamo fra pochissimi secondi. Partiamo con le caratteristiche, innanzitutto 1200 lumen di potenza luminosa, 11,5 watt che corrispondono a 80 watt in una normale lampadina ad incandescenza. Attacco E27, temperatura del colore e del bianco caldo e bianco freddo che va da 1500 a 9000 Kelvin. Poi abbiamo la funzionalità ad infrarossi che ci dovrebbe permettere di migliorare la visione notturna delle nostre telecamere di sicurezza. Abbiamo il Wi-Fi che funziona con il 2,4 GHz, non con il 5, mi raccomando. Classe energetica A+, molto importante, ed è compatibile con Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e SmartThings. Quindi delle caratteristiche molto importanti. Vediamo adesso di aprire la confezione. Ecco, qui troviamo dei manuali in varie lingue, tra cui anche l'italiano, come potete vedere. E dietro al manuale inglese troviamo il codice per l'associazione con Apple HomeKit. Adesso andiamo a vedere il resto della confezione, ma credo che ci sarà solo la lampadina, infatti non c'è nient'altro. Ecco, le dimensioni, me le aspettavo leggermente più piccole. Devo dire, ha delle dimensioni abbastanza importanti. I materiali invece, qui è metallo, plastica, devo dire però sono di ottima qualità. Sicuramente le dimensioni dovrete valutarle in fase di acquisto, in base a dove dovete posizionarla. Questa sarà sicuramente un'opzione molto importante. Quindi direi che abbiamo visto tutto quanto, adesso procediamo con l'associazione all'applicazione di LifeX. Thank you.
abbiamo visto come associare la lampadina all'applicazione proprietaria di LifeX, abbiamo visto le sue impostazioni, abbiamo visto come creare una scena per poi richiamarla sia vocalmente sia tramite applicazione. Mi raccomando, per quello che riguarda la scena, prima si crea il colore desiderato e poi si crea la scena, cioè la si registra, perché il sistema farà come una fotografia del nostro colore preferito. Poi abbiamo visto anche come funziona con l'applicazione di HomeKit, avete visto che è molto reattiva la lampadina, i comandi, quindi adesso cerchiamo di dargli qualche comando vocale con Siri per vedere come funziona. Ehi Siri, accendi Garage. Ecco, vedete che ha preso immediatamente. Ehi Siri, metti Garage su rosso. Come vedete ha cambiato. Adesso vediamo di mettergli anche qualche scena. Come vedete le troviamo qui nella parte superiore. Vediamo. Ehi Siri, metti tema 4. Tema 4, in arrivo. Perfetto. Ehi Siri, metti tema 5. Benissimo, ha cambiato anche questo. Ehi Siri, metti tema 6. Detto, fatto. Perfetto, vedete che poi dopo è semplicissimo richiamare le varie scene. Io l'ho chiamate tema, ma sono poi le varie scene. Quindi i comandi anche vocali con Siri sono veramente molto reattivi. Ehi Siri, spegni Garage. Molto bene, adesso passiamo a quello che riguarda tutto il comparto di Alexa. Vediamo anche adesso con Alexa. Innanzitutto vi consiglio di installare prima la skill, per fare in modo che quando installerete con l'applicazione di LifeX la lampadina, la riconoscerà in automatico già in Alexa e non dovrete più fare altro. Per registrare la skill vi serviranno gli stessi dati con i quali vi siete registrati nell'applicazione di LifeX. Vediamo un attimo come si comporta con l'applicazione. Vedete, qui si accende, aumentiamo la luminosità, come vedete, la riabbassiamo e qui possiamo scegliere anche i vari colori. Adesso mettiamo un blu. Molto bene, vedete, i comandi sono molto reattivi e qui possiamo creare anche delle routine. Adesso vediamo di dargli anche qualche comando vocale. Alexa, metti Garage su rosso. Benissimo, ha già cambiato. Alexa, metti Garage al 100%. Benissimo, ha alzato anche la luminosità. Per quello che riguarda le scene, basterà andare nella home page, in scenari. E qui vedete già tutte le scene che ho anche in Apple HomeKit e anche nell'applicazione di LifeX. All'inizio non li troverete, basterà cliccare su trova scenari. Vi dico subito che ci metterà un pochettino a cercarli. Quindi basterà cliccarci, cioè comandarli con la voce. Adesso vediamo di dargli i comandi. Alexa, metti tema 2. Alexa, accendi tema 2. Benissimo, ha cambiato, bisognava dire accendi, scusate, mi ero dimenticato. Alexa, accendi tema 3. Perfetto, ha cambiato. Alexa, accendi tema 5. Molto bene, questi erano già dei colori che io avevo preimpostato precedentemente, quindi anche i comandi di Alexa funzionano molto bene. Direi che per finire, adesso andiamo alla parte più importante, secondo me, per quello che riguarda questa lampadina. Certo, è importante anche tutte le altre cose che abbiamo visto, ma questa è la funzione principale per quale viene venduta. Andiamo a vedere come si comporta con i raggi infrarossi e se aumenta la visibilità in scarsa condizione di luce.
Ed eccoci giunti alle conclusioni anche per quello che riguarda questo video su questa LifeX Night Vision. Allora, diciamo innanzitutto che come lampadina normale, per quello che riguarda i colori, bianco caldo, bianco freddo e i comandi vocali, sia con Siri sia con Alexa, devo dire si comporta benissimo come le precedenti lampadine che avevo recensito sempre qui sul canale di LifeX. Per quello che riguarda la funzione per cui è nata principalmente, o perlomeno per quello che è stata studiata, cioè la funzione Night Vision con gli infrarossi, diciamo che dà sicuramente una piccola mano in più per poter visualizzare meglio l'ambiente in cui è posizionata in completa scarsità di luce o addirittura totale, come avete visto nell'ambiente in cui l'ho posizionata. Chiaramente la telecamera col quale stavo registrando è una telecamera che ha già i suoi raggi infrarossi per la visione notturna già attivato, quindi già si vedeva discretamente. Diciamo che ha dato quel tocco in più che magari mancava o che magari qualcuno vuole per sue preferenze personali. Sicuramente c'è da valutare sia le dimensioni della lampadina, che sono direi parecchio generose, sia il costo della lampadina, perché 60 euro per una singola lampadina direi che è un prezzo decisamente importante che forse non tutti si vorranno sobbarcare, anche perché magari si ha un ambiente molto grande e quindi magari un paio di lampadine già è un costo decisamente importante. Quindi io lascio a voi comunque il compito di valutare se fanno per voi, sia per quello che riguarda le funzioni, sia per il costo, naturalmente, e comunque vi lascio il link qui sotto in descrizione nel caso in cui voleste acquistarle. E come faccio tutte le volte, vi do appuntamento sempre qui sul canale per un prossimo video. Un saluto da Alessandro Cova.